Buongiorno a tutti, ci troviamo qui in Piazza Cavalleri a Borgo Trieste. Sono con il portavoce di Veroni Veronesi, Alessandro Rancani. Abbiamo qui con noi anche una signora che abita proprio in questa zona che vuole fornirci la sua testimonianza di quello che è accaduto nei mesi scorsi. Signora, lei abita qui in questa zona. Sì. Che cosa ha visto in questa piazzetta? Beh, prima di tutto molto degrado, cioè sporcizia, cartoni, bottiglie, avanzi di cibo, e gruppi di persone che sporcano, che fanno i loro bisogni nel giardino, tra i cassonetti, tra dietro le piante, con i bambini che giocano a porco giochi. Infatti, come possiamo vedere, questa è la piazza e qui vicino abbiamo un parco giochi. Quindi siamo in un punto molto centrale di Borgo Trieste e importante. Quello che ci stavamo chiedendo, si sente insicura in questa piazzetta, in questo luogo, quando fa fare una passeggiata? Allora, durante il giorno tranquillamente passo, perché c'è movimento, ci sono persone. Dopo le 4 del pomeriggio, visto che fa del mondo, vado altro. E abbiamo letto sui giornali, sui quotidiani di Verona, che era presente una camionetta a controllare questa zona, ma come possiamo vedere in questo momento sono le 3:20, non c'è nessuno. Io l'ho vista un paio di sere intorno alle 17, sì, più o meno, e poi non ho visto, ma mi è stato riferito che c'erano i carabinieri in zona, però non è una mia diretta. Certamente. Questa è Piazza Cavalleri, che noi ragazzi di Borgo Trieste, perché io sono nato qui, quello è l'asilo che ho frequentato, questa è la chiesa della Dolorata, come la chiamiamo noi, dove ho fatto la comunione, la cresima. Adesso mi sono trasferito, abito fuori Verona, comunque non molto lontano. Tornando in questa piazza, dove comunque insomma ovviamente c'è una parte di me, tanti anni della mia vita, pensavo di ritrovarla come l'ho lasciata, cioè quel centro di aggregazione dove le famiglie hanno sempre passato ore di tranquillità, i bambini di svago, si sono formate compagnie. Ricordo benissimo questi alberi, questi spazi, queste panchine, e qui si è sempre vista proprio quella che io ho identificato la mia comunità. I miei amici, i miei carissimi amici, persone che tuttora sento, e tramite loro avevo già una percezione di quella che è diventata la Piazza della Dolorata, perché Don Cavalleri è il prete che ha messo la prima pietra di questo edificio religioso. Ricordo che le famiglie, comprese la mia, hanno contribuito economicamente alla realizzazione di quella campanile che sembrava non crescere mai, sembrava sempre fermo sulle sue fondamenta. Invece con il contributo delle famiglie di operai, di gente sicuramente diciamo che dal basso ha costruito molto, qui dietro questo gruppo di case qua sono le ex case ferrovieri, perché non siamo lontani da Porta Vescovo. E ci tengo parecchio a fare questa disamina, perché quello che vedo purtroppo è una situazione di degrado, cioè la sporcizia, come è stata raccontata dagli abitanti qui della zona, sicuramente non fa onore a questo angolo di Verona, che è cresciuta con la fatica della gente e con il riferimento di una chiesa, appunto la chiesa di Santa Maria Addolorata. Adesso le panchine non sono più quel luogo dove le famiglie si incontrano, scambiano due chiacchiere, i bambini si rincorrono. Io qui ho imparato ad andare in bicicletta, ad esempio. Ricordo le cadute, ricordo i giochi, ricordo tante cose. C'è una desolazione attorno a me. Sì, è vero, è inverno. Ma io ricordo quando giocavamo col ghiaccio di quella fontana lì, esattamente quella fontana lì. Per cui questo era uno spazio dei veronesi. Questa è una zona dove una parte di Verona è cresciuta. Qui dagli anni 70 in poi si è creata veramente una comunità. E vedere che adesso questi spazi sono occupati da gente nulla facente, gente con sacchetti della spesa in mano,
gente che probabilmente dentro quei sacchetti ha il pieno di alcol, chissà per festeggiare che cosa, forse per riempire il loro nulla. Questo onestamente mi spezza il cuore da veronese, mi spezza il cuore perché non vedo quella vitalità che io ho ancora nei miei ricordi. Onestamente mi sento affranto anche per il fatto che non voglio accusare assolutamente i parroci della Dolorata, ma in generale la Chiesa ha aperto più di una porta a persone che con noi non hanno assolutamente niente in comune, persone che invece di costituire una comunità l'hanno disgregata, persone che invece di vitalizzare un quartiere l'hanno impoverito, tutti gli effetti. La gente ha paura, abbiamo incontrato alcune persone prima, una in particolar modo ci ha concesso una sua testimonianza di come lei ha visto, anche lei ha visto trasformarsi questo quartiere. E quando la gente ha paura c'è qualcosa che non va. Io vedo che invece di costituire una comunità eterogenea, una comunità, quel paradiso che tanti vedono, no, nell'incontro di culture, in realtà io vedo sempre più divisione. Questa divisione è incolmabile fin tanto che ci sono delle visioni della vita che sono antitetiche, sono contrapposte. I veronesi indubbiamente avranno anche tanti difetti, ma ci sono anche tanti lavoratori, ci sono tante persone che hanno famiglia e questi spazi qua onestamente li meritano. E vedere che le istituzioni, vedere che la Chiesa, che con il suo campanile è sempre stato un riferimento per la comunità, è diventato un riferimento per gli immigrati, onestamente mi dispiace perché non ci vedo più niente di sano, più niente di genuino in questi spazi. È una perdita per tutti noi. Io vorrei che la Chiesa tornasse ad essere quella che è stata per me, cioè un indirizzo di carattere religioso, non un consiglio di carattere sociale, di sociologico ormai, perché questi qui sono diventati assolutamente una facoltà di sociologia. Vorrei che la Chiesa fosse di nuovo al servizio veramente della comunità e che non aprisse indiscriminatamente le porte a chiunque. Vorrei che il concetto dell'amore verso il prossimo fosse appunto la persona prossima a me, quella più vicina, quella con cui posso costruire qualcosa, non la persona che viene da più lontano, perché non è il prossimo, perché rischierei di fare del razzismo nei confronti di chi mi è veramente vicino. E vedere questa piazza desolatamente vuota alle 4 del pomeriggio di un sabato pomeriggio è triste. Spero che la gente stia facendo dell'altro e che non sia lontana da questa piazza per la paura. Sì, ci sono delle persone, soprattutto dell'est, mi sembra di vedere, che sono spesso ubriache e fanno anche i loro bisogni qui nel parco dove giocano i bambini spesso. Da qui poi si sono spostati nella piazzetta della chiesa di San Giuseppe. E niente, sono venute anche le forze dell'ordine per allontanarli, spesso anche, perché poi lasciavano anche delle valigie, tra l'altro, che non si sapeva che contenuto avessero. Si spavano così dei rifiuti. Lì in giro, quindi non potendo sapere cosa c'erano, la gente si preoccupava anche. Giustamente, insomma. E quindi sono intervenute le forze dell'ordine per questo. Ecco, per cui insomma il problema è che... Questi qui sono anche, diciamo così, dei turisti di Verona, che in un senso ironico, nel senso che girano le piazze, si stazionano un attimino giusto per trovare una panchina dove appoggiare le loro bottiglie, sdraiarsi un attimo, ore. Giusto riposarsi dopo probabilmente le loro giornate interminabili di lavoro, e lasciando anche della sporcizia, e visto che ci sono anche i cassonetti, potrebbero fare la riciclata, visto che c'è il vetro, sì, la carta e tutto. No, tanto ci penserà qualcun altro. I veronesi sono generosi anche in questo, a quanto pare, l'hanno percepito. Ecco, la novità è che se non li vediamo qui sono da qualche altra parte, per cui il problema, se viene risolto in Piazza della Dolorata, sembra essere trasferito magari in Piazza Libero Vinco, quella appunto di San Giuseppe, o come ci è stato detto anche Piazza San Marco lì a Santa Croce.
L'appello che faccio è alle istituzioni di insomma, essere più presenti non solo nei controlli, ma trovare anche qualsiasi soluzione perché questi effettivamente vengano allontanati anche in modo definitivo, perché non possono girare le piazze di Verona fin tanto che non trovano qualcuno in divisa o anche in borghese ad allontanarli, perché comunque il problema non si risolve. Ne approfitto in qualità appunto di portavoce Verona e veronesi per fare un appello non solo agli abitanti del quartiere Trieste ma di tutta Verona. Noi ovviamente siamo sempre in attività, le richieste sono sempre tante, non scoraggiatevi, qualora ci fossero iniziative o non so, qualsiasi tipo di necessità, noi scenderemo in piazza più che volentieri, determinati, numerosi come sempre, per cui non fatevi vincere dalla paura. Non siate scoraggiati, tenete sempre presente che il bene principale è la vostra comunità, la vostra famiglia. Chiamateci, scriveteci sulla nostra pagina Facebook, noi interverremo come sempre abbiamo fatto, ci organizzeremo e cercheremo di restituire gli spazi ai veronesi.